ringraziamo la Libreria Mondadori perché ogni anno ci dà questo spazio esterno, nonché interno tutto l'anno, quindi un grazie di cuore perché la proprietaria Milena crede in tutte queste iniziative per dare disponibilità agli autori locali, cosa che non è facile, e gratuitamente soprattutto. Quindi veramente grazie a questo spazio, grazie a tutti voi che avete voluto essere qui. E grazie anche al Monviso che tramite Fabrizio mette quattro righe per cui anche la notizia che siamo qui viene diffusa. Il Monviso è stata messa anche sulle colonne Pisone, quindi diciamo che la stampa ha coperto, anche perché la libreria giustamente fa un buon lavoro su questa cosa. È un proseguimento di tutte le iniziative dedicate alla poesia. Buon pomeriggio a tutti. Presentati, di chi sei, come mai scrivi? Come mai scrivo? Dobbiamo stare qui tutti due giorni, però anche con uno psichiatra possibilmente. No, vabbè, a parte le battute, scrivo da proprio 8 anni. E ho iniziato così perché mio papà e mia mamma scrivevano, mi hanno trasmesso questa passione, anche se loro molto l'hanno sempre vissuta in modo molto privato in realtà. Mio padre scrivendo soprattutto canzoni. Quindi c'è la passione sin da bambina per i miei fratelli, mia madre scriveva soprattutto invece sui diari, lettere, che io andavo a rubare dalla lei, ho sempre avuto una copisteria, un laboratorio grafico che è diventato, prima era soprattutto una copisteria dove digitava tele, cioè, quindi tantissima carta di scarto, brutte copie, eccetera, io andavo lì a rubare i fogli, sia per disegnare, poi scoprì che c'erano nelle brutte copie, non solo tesi di laurea degli studenti di Palazzo Nuovo, ma anche lettere di mia madre, testi, eccetera. Da lì sono tutti dei pensi di averli buttati su di un cane nella mansarda, sequestrati. E ho iniziato così, a 8 anni poi ho scritto la mia prima coesione, i miei mi hanno sequestrato in camera loro, appena glielo ho fatta leggere, cercando di capire da dove l'avessi copiata. Questo è stato il mio inizio, quindi mi hanno tenuto sequestrata dicendo sì, ma dove l'hai presa? No, ma l'ho scritta io, a fine serata mi hanno detto, vabbè, allora continua, non ci credo. Aspetta, un buon inizio. Io stamattina ti ho definito come una ventata nuova di poesia, anche perché usi un linguaggio per molti di noi inusuale. Vuoi già farci sentire subito qualcosa, Fredo? Ti leggo un libro che hai citato stamattina, che si chiama Rossetto, e parla un po', poi ci sono tanti scrittori, quindi quel momento lì, non so se ne parlavamo poi a pranzo, in cui sei impegnato a fare qualcosa che non puoi staccare, stai facendo la doccia sotto l'acqua, stai preparandoti in fretta e furia perché hai un appuntamento urgente, sei già in ritardo, e proprio lì, proprio in quel momento ti arriva l'idea, il pensiero da scrivere, da appuntare, e non puoi. E poi magari invece c'è il pomeriggio libero, sei lì, magari avresti pure voglia di scrivere, vero, magari tabula rasa, cioè non voglio rimanere in bianco, eccetera. A me capita spesso così, soprattutto la prima cosa, il foglio bianco meno, però in ogni caso. E allora una volta poi ho detto basta, sdetto l'affidamento su Gesù, ho scritto questa cosa qui, io ci chiedo a così. Lei quando scrive di solito, in quali momenti? In bagno, in bagno, allo specchio. Mi capita davvero spesso. Magari mi sto truccando e scrivo col rossetto o la matita sul riflesso, poi mi incazzo. Perché il mascara va via a gran fatica e perdo un mucchio di tempo per riavere il foglio bianco. Un mucchio di tempo a strofinare via i pensieri. Lo so, basterebbe andare in cucina dove ho sempre un notes pronto. E invece no. Perché rimanere con il trucco solo a un occhio mi destabilizza, sa? Provo allora a ipotizzare, memorizzare parole d'ordine. Sì, per ricordare poco dopo di là, provo a numerare dei punti, lo faccio per accettarmi di non dimenticarmi indietro nessuno e sto a scervellarmi affinché ritorni la parola, qualora i conti non tornino. Però poi i pensieri scompaiono,
loro scompaiono lo stesso dalla mente. E dire basterebbe un istante, ma loro capiscono. Capiscono che la penna è un retino che pesca parole nell'aria e si tramuta, non mi ha capito? Evanescenti sfuggono, gridano, pululano, nascondendosi nel vento. E io torno in bagno ma non vedo. Qualche volta prendo anche lo specchietto più piccino dalla trousse sul lavandino e lo uso a mo' di lente, ma davvero niente. Ripercorro il sentiero della mente, costellato di idee cespuglio, ma più nulla il mio pugno. Non posso, non posso giocare in eterno alla chiappa fantasmi, perdo tempo, mi capisce? Tempo. E magari sono lì che mi trucco da Troia per un film in costume? Ecco, se ne arriva il pensiero, quieto, mite, busta tutto ingenuo, chiedendo solo un posto caldo dove essere appuntato. Subito! Mi capisce? Non posso. Con gli occhi viola e neri, non posso parcheggiarlo sul mio foglio giallo, sul mio specchio giallo. Se ne arrivano sempre così, insieme, demoni in branco, in fila o per mano, anche ballando a giro tondo. Mi fanno capolino nella testa, io con le mie lune e come vivessi, si figuri, perennemente dentro a quel momento in cui l'attore lascia il suo personaggio e fa l'inchino. Di solito tira un sospiro poco dopo, ma lo vedi che gli esce dagli occhi qualcosa. Quel suo bel fantasma. Allora io di solito che faccio? Mi prendo un lenzuolo bianco dal divano, me lo butto sulle spalle e mi ci accolgo tutta, tutta. Lascio fuori solo gli occhi, mi acquieto, mi siedo, scrivo e prego. Prego la luna buffona di darmi pace al mio mondo. Abbiamo conosciuto un po' di più Esther. Io non dico che stai scrivendo un libro, perché in realtà se te lo stai mettendo insieme il libro è già scritto, lo starai raccogliendo per metterlo tutto quanto foglio un foglio dietro l'altro. Vuoi dirci perché anche tu per un libro di una raccolta di poesie? Perché mi torturava in realtà da un po' di anni e mi dicevano, ma perché non pubblichi come scrivi da quando eri piccola, appunto, non hai mai pubblicato, poi pubblicano tutti, non ricordo, chiunque ha avuto i pensieri nella scuola e tu hai 2000 poesie a casa, chiunque le raccontini avete tanto, teste, puntate, computer, non ne parliamo, su internet, peggio, cioè ci sono blog, cose sparse. E dai, pubblica io, no. Fino al 2007 raccontavo un po' prima, non era proprio un rifiuto totale, non le leggevo neanche in pubblico, non ho mai partecipato fino a quel momento nulla. Poi è capitata tutta una vicenda un po' assurda, in Basilicata in realtà, in un paesino giù dove mi trovavo, in provincia di Potenza, Oppido Lucano si chiama, mi trovavo già per caso con tutta una serie di coincidenze. Ed era una festa estiva organizzata dall'associazione di quel paesino lì. Quella sera c'era un'organizzazione, un'associazione culturale, che c'era un reading sul vino, e mi dissero, ma ti interesserà perché sono tutte poesie. La persona con cui ero, un mio amico di giù con cui scrivevo già, sulla locandina dell'evento ebbe questa bella pensata di scrivere con la partecipazione della grande poetessa internazionale Elena Sterlingola, giocando sul fatto che un nome straniero. Venne il presidente dell'associazione, l'associazione imbarazzatissimo all'inizio. Non la conosco, cioè, essendo il presidente dell'associazione culturale non era carino effettivamente. E questo infame, che si chiama Paolo Felice, che è uno scrittore per la mia, ha pubblicato adesso un libro che Nuvole per gradini, che hanno con l'ufficio, che mi piace molto, e continuò anche teatro, quindi capace, e continuò questa farsa, gli disse, vabbè, la scoprirai stasera, che non era assolutamente vero, non era minimamente previsto che io leggessi niente, anche perché era una serata a condizione di questa associazione. Insomma, allora io l'ho giocato all'opposto, perché poi sono stupido, anch'io. Sono andata da questo presidente in separata sede
gli ho detto buongiorno, sono Elena Sternevola. Questo subito è andato nel panico, era Viola, e fa, no scusi, ma come giovanissima così? Non sono una grande poetessa internazionale, scrivo per passione, ma... E detto, visto che fa lo spiritoso, io oggi pomeriggio ho scritto una poesia che riguarda lui, a questo punto ci salgo davvero sul palco con voi e la leggiamo in pubblico. E così è nato che ho iniziato. Quella sera lì l'ha letto una ragazzina che studiava teatro con loro e io ero sul palco con lei, però l'ha letto lei e mi ha letto anche un'altra mia. E abbiamo organizzato questa cosa di Irma, ovviamente il definice l'ho zittito un attimino, è rimasto un po' così. E poi da lì sono tornata a Torino e ho iniziato a fare danni, a organizzare poi eventi, ho organizzato questi con un numero così. Perché mi chiede, ma un po' così. Ci devi cercare qualcosa? Ma vi leggo quella che ho scritto quel pomeriggio lì, visto che ho raccontato questo episodio. La scelta è tua. Anche la responsabilità della lettura. Sì. E almeno è vero. Raramente se la trovo. Non se la trovo. No, qualcos'altro con la figata, si chiama Vino in Veritas. Sei sconfitto, ma continui. Ti trasformi in fulcro d'attrazione di tante delle impostazioni e costruzioni che fanno un personaggio mal digeribile di un'anima in disaccordo. Piccolo ulchi improvvisato di un malessere che geneticamente ti porti dietro, ma non ti appartiene. Ti volge alla pazzia e ti prenderanno per indifferente alla vita e ti guardano con palpebre sconsolate per non riuscire a capirti e ti hanno detto chi sei e dove sta l'errore e dove sta l'errore. L'hanno poi mai guardata, una terra desolata, con occhi stanchi ma attenti per giocare a dirsi interpreti del tuo viso? No, sarebbe logica adesso la presunzione di un verso d'amore male studiato. Invece l'emozione è solo quella di dirti che ci sono, di cancellarlo e riscriverlo. 375 volte, 376, 377. E poi te lo ripeterò sul palco, cercandoti nella platea, tra il dire e non dire che non riesci più a sostenere. 378, 379, ogni volta che apri bocca. Ogni volta che sei capace di rimanere a bocca aperta. Avrei parole per dirci cos'è per te in questo momento la poesia. Scusate, tre parole per dirci cos'è per te in questo momento la poesia. Tre. Vita sempre, passione sempre, quindi in questo momento ma. E in questo momento concentrazione, quella che dovrei avere per mettere a posto, assemblare tutte queste tessere sparse, perché il libro si chiama tessere. E ogni tanto bisogna staccare un po' tutto per riuscire a quali pezzi ci sono. Due parole per dirci cos'è scrivere così. Voce, i signori chiedono un po' di voce. È la stessa cosa, scrivere la poesia è, secondo me la poesia è viverla, quindi anche scriverla, io non riesco a distaccare le cose. Ancora una poesia allora? E si chiama Prosciugata. Ventaccio e le coperte che le farei a pezzi, per poi averne una quadretti, coperta di stanchezza e di altro, sola, in faccia a luce e vento. Devo travasarmi nella testa, nelle orecchie, nel naso, poesia, perché se no stamattina non indrano, che nemmeno il sole sfocato che ho in mano riesce a succhiarsi questo gusto amaro e rimango ad occhi vuoti. Ti presenti qua, con tutte e due le mani sporche di colori, ma che pretendi? Almeno lavami i capelli di vernice e la testa di canzoni, e apatia inerme con cui fare appugni, anche se la chiamate diversamente per pararvi dal vento. Più mi butto nella vernice, più mi ritrovo, più mi sciolgo nella follia, più mi sto.
con tutto il male e il bene che fa. Ma io sono scappata via dal dipinto mentre mi stavi disegnando. Non riesco mai a disilludermi bene, hai ragione. E tu guarda che stronzo, è uscito pure il sole. Mentre ieri al bar non ci avremmo scommesso 2 lire. Quali musica ti metti in testa? Che libri hai in stanza? Di che colore hai le pareti dell'anima? E quante ciglia ci hanno sbattuto contro? Il pavimento, quello. Quante orme ha raccolto? Dimmi, ti sei già reso conto che infilata sotto la pioggia al vento colla? E se ci aggiungiamo del gin, che succede? Allora che vuoi fare? Ti salvi? Ti metti a cantare? Me le suoni? Mi costringi a sparare? Manichini tutto intorno, chini, servi, muti, buoni per le vetrine, buoni per appenderci vesti e accessori, buoni per come questo mondo vi vuole. Non c'è niente da fischiettare, lo ripeto ai corpi, infinitamente gelosa del loro saper cambiare voce continuamente. Sono mattine che fai fatica anche ad abituarti alla data e forse così ti sembra ancora che il tempo non passi. Con le palpebre più basse delle saracinesche degli edicolanti, ma non è colpa mia. Se chitarre sparse, reflex a portata di mano, biglie che rotolano sul letto, radiohead nel sesso, quadri ovunque, pennelli in un angolo, luci colorate, fumo di Chesterfield che vola nell'aria, vino che inguaia, risorcivo come la poesia. Non è colpa mia se poesia, musica, serate, vernici, foto, dispetti, mi sono invece amore come lo sei tu, e non per questo ti butto via, è stata la malinconia. Ha scaraventato il suo cappotto pesante, ballando come un demone impazzito. E io non ho nessuna intenzione di farle da bilancia o da pacere. Sto a guardare, cercando di capire chi sia più fastidiosa e chi più strafottente. Prosciugata, ti guarderanno in faccia, ma solo quando avrai un cancro diagnosticato da un signorotto d'ospedale. Prima puoi pure morire. Sarà quando avrai una data di scadenza un po' più precisa tatuata sul petto, non prima, a quel punto vorranno trascinarti in capo al mondo, non prima. Prima, coi piedi sui prati e non sepolti sotto, avranno paura, legittimamente. Il dolore potrà soltarti l'anima e strapparla e ricomporla a casaccio, ma avranno impegni importanti a non consentire i loro movimenti. Rimarranno paralizzati a guardarti paralizzato, smarriti. La vita ha un nome e cognome che spaventa più delle più bastarde malattie, è imbarazzante, ma è il primo tumore che toglie amore all'amore nell'indifferenza di questa sopravvivenza. Allora sì, che a piangere saranno capaci, e quelle lacrime sciolte, più delle note e delle vernici, saranno un altro modo per sentirsi puliti. Nell'epoca della tecnologia dove tutto è precisione e ordine, che bello vedere ancora i fogli scritti a mano, riquadrati, eccetera. Grazie. Però il libro non c'è, ma io ve ne ho portato uno. C'è un quaderno che nascondo, ma non ho mai scritto cosa sei per me, perché è facile. Tu mi leggi dentro, io no. Se gli errori li cancello, resta la peggior calligrafia che ho avuto in vita mia. Nuda lì sul foglio, io sono non pescatore di asterischi, sotto non da forma di parentesi rotonda che mi porta via.